Ehi la ciurma, io sono Mattias e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Come promesso, ci ritroviamo esattamente nel punto in cui ci eravamo lasciati, cioè qui nel nostro assedio. Allora, dobbiamo entrare dentro Calcedone. Come detto nello scorso episodio, abbiamo in pratica un gruppo che con una piccola. Innanzitutto, grosso dell'armata attaccherà il ponte e tirerà giù le sentinelle, per poi ritirarsi. Questo darà tempo, vi credete, di spostare più truppe in questa zona qua, mentre invece con una piccola imbarcazione di notte un altro gruppo salirà qua e si occuperà di attaccare e distruggere le catapulte o come minimo di annientare i soldati che se ne prendono, che se ne occupano, che le gestiscono. E in quel modo darà la possibilità al gruppo, al grosso del gruppo, di poter poi entrare più indisturbato, insomma. Dobbiamo decidere chi farà parte dei due gruppi. E anche noi dobbiamo essere in una delle missioni. E almeno un pretoriano per ogni missione. È possibile riempire ogni slot. Va bene. Allora, intanto, qua c'era Julia che dice che vuole entrare in questo, ed Eaneira che vuole andare nel main assault, e qua ci siamo. Ma tra l'altro, quindi, forse era meglio avere più gente, e non ne abbiamo abbastanza. Io andrei qua con Julia. Sì. Mentre manderei Ceso qui. Nel main assault. Xenros può servire per il main assault, mentre invece Bestia lo prendiamo con gli infiltrati. Questo Triarius può servirci, potrebbe servirci qua, mentre invece gli altri li mandiamo tutti sul fronte qua. Ok, no, abbiamo abbastanza gente per tutti. Va bene. Quindi, gli infiltrati saranno Julia, Noe, Bestia e Eranius, il Triarius, che dovrebbe essere quello con il che ridà ripristina l'azione. Mentre invece nel main assault, guidato da Deianeira, ci saranno Ceto Quintius Aquilinus, Cineros, Considius, che è il nostro rociere, un altro Princeps, un altro Veles, un altro Princeps e un altro Princeps. Forse mettere un Triarius in più non è male, perché abbiamo tanti Princeps, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 Princeps. Mettiamo un Triarius magari là al posto di quel Princeps là, anche se di livello un po' più basso, ma potrebbe servirci tatticamente. Qui invece siamo abbastanza tutti divisi. Sì, siamo uno a testa. E vediamo con quale dobbiamo iniziare. Ah, con l'assalto principale dobbiamo attirare l'attenzione dei nemici. Allora, dobbiamo fare una manovra di attacco. Portare quattro persone sul ponte e almeno 4 pretoriani devono sopravvivere. Va bene. Quindi questa è la strategia di no confusione, di disturbo, insomma, di sì, di disturbo. Allora, da dove muoviamo? Ah, qua abbiamo Lucio Fabio, Deianeira e Marcus Petronius. Ah, qua io lascerei Cineros nel mezzo, così che possa essere di supporto. E la Recera la mettiamo qua dietro per ora. Gli altri tre avanzano. Niente, qua ci sono i tre che attaccano. Oppure metto Sineros qua. No, facciamo così. Pronti, via. Allora, intanto Sineros
Pay Logistics. Ok. E avanziamo. Pian pianino. Ah, quello. Ok, non è scudato. Vediamo un attimo. Loro hanno degli arcieri per caso. Dita, sì, hanno due arcieri là. Potrebbero effettivamente darmi dei problemi. Vedete, sono troppo esposto con l'arciere. Per cui mi metterei magari qua, che è parzialmente coperto. Però poi l'altro mi può arrivare addosso. Facciamo qui. Ah, qui è una buona vista comunque. Muoviamo qua. E questo perde troppo di precisione, non è meglio andare su così allora. Ok, buono. E poi invece con questi avanzerei qua centralmente. È vero che quelli potrebbero prendermi da dietro. Cosa sono? Light e milizia. Muovono 5 e 6. Sì, mi muoverei comunque qua per sicurezza. Perché è così lento questo Princeps? Perché è un Princeps probabilmente. Deianeira essendo leggera. Ah no, questa è Deianeira. Ah no, lui è sport. La metterei qua. Lui lo terrei qua. Anche azioni libere, ma non so da farci. Ah, questo perché ancora. Pont non mi serve. E lui ha un Hunker Down. Brace, giusto per essere sicuri. Guarda, come oggetti lei ha acqua e bende, lui ha acqua e bende, sì, rossa bende e fuoco, e gli altri non hanno niente, mi sa. No, questi avanzano, ma allora se avanzano da questo lato non è troppo un problema. Ah cavolo, non ho visto che ce n'erano due là sopra. Ok, Artemis, steady my hand and guide my arrow to the heart of my cavolo. Non li avevo visti quei due. Potrebbero creare problemi. Intanto dimentico che devo potenziare i miei pretoriani perché, cioè, a dare dell'equipaggiamento migliore ci avrei solo guadagnato, ma perché diventa davvero pesante dover gestire l'equipaggiamento di 20 persone diverse.
Ecco, bravo, tiratecelo giù. Sono in due, forse sono gli alleati, mi sa, eh. Tre sono, ok. E beh, quello non ha fatto nulla. No, gli passo davanti, se faccio così. Allora. Allora, dei neri la muoverei qua. Lui, se possibile, lo muoverei qua. Lontano, ok. Ah no, però ho perso il... Ma lui perché è disarmato? Ah, gli ha tolto l'arma. Oh, potevo solo fare questo, porca miseria. Vai così almeno. E abbiamo sprecato la mossa di uno. Ma no, Deia Neira non è più quello di... Perché non è Deia Neira? Dov'è Deia Neira in tutto questo? Ma no, è dall'altro lato. Vai. Deia Neira è qua. Ne ha qualcuno in range da poter fare le sue peripezie. Poi da 14 sono più parati. Andiamo su di lui. Non gli ha dato bleeding? Ah, perché non era abbastanza lontana. Porca pupazza, dimmelo prima, magari. Questo delle armature, sì. Ah, questo è fino a 4, per cui allora andiamo qua. Non avevo capito che mi avrebbe dato cioè che avrebbe fatto quel giro là, perché altrimenti non l'avrei fatto. Sì, l'ho sbagliato ad aiutare magari perché... Non è che si è messi benissimo. Lui cosa... Lui è inutile. L'arciere senza armi che per farlo attaccare abbiamo usato... sprecato la mossa dell'altro tizio. Spero che non ci siano dei rinforzi più che altro. Perché qua non si è messi benissimo. Ah! Pure... flanked. Lo tirano giù quello. Non sapevo che si sarebbe mosso in quel modo. Gliel'avevo messo proprio in braccio. Ma perché quello non trigger attacchi dopo... Ah, perché c'è il coso. Ok. Ha senso. No, lo perdiamo. È andato. Abbiamo un revive per fortuna da parte di Sinros, però.
Sinaros ha fatto del male di... cioè ci hanno fatto del male di nuovo i Sinaros. Ah no, hanno attaccato il tizio accanto a Sinaros. Ok, allora, l'arciere è sempre senza arco, no. Però hanno spostato quei tizi. Ah, quello... mi sa che non riusciamo a tirarcelo giù dai piedi. Sei 8, ma non riusciamo a... come 4-7. Vabbè, almeno è sanguinante. Era l'unica. Fai così e poi riesci a tirare giù quello, sì. Ah, ad averlo fatto prima questo combo qua con l'arciere potevo tirare giù l'altro. Invece no, abbiamo sprecato tutto, però non in vano, dai. Perché comunque adesso l'arciere lo muoviamo via. Li lascio là per ora. Lui non ha più movimenti possibili, ovvio. Allora, Sinaros che doveva venire ad aiutare, purtroppo. Con il revive, soprattutto. È un po' nella cattina. È disarmato. 9 non gliele faremo mai a mani nude. Allora, Deianeira. E Reira potrebbe tirare giù bene quello. Presso lei. Va qua. Prese due attacchi d'opportunità pure. Ok, però non l'avevo preso in considerazione, però... muoviamo qua e andiamo giù e facciamo brace per non sprecarlo. Deianeira non è messa benissimo, però più che altro come scudo, fidato che c'è il brace 4 dovrebbe recuperarli. Ah, con l'altro potevamo tirare su... no, forse no. Vabbè, dai, però ci siamo. Quello è andato. Però attacca l'altro, no, no, è buono. Ah! Ok. Deflected ma burning, ce l'ha o no? Sì, sì. Ah! Ma perché ce l'ha tutti con... Ross, povero ragazzo, povero gabbiano. Lo so. E che Sinaros come lo... sbrogliamo da quella situazione. Allora, no, prendiamo prima questi che sono qua su. Ah, tu corri come non ci fosse un domani.
E tu anche.